Un saluto a tutti voi, famiglie, ragazzi, ma soprattutto voi anziani, voi ammalati, voi persone sole. Non abbiate paura, il Signore è con voi, ma ci siamo anche noi. Ci siamo con il nostro affetto, ci siamo con la nostra preghiera, ci siamo con ricordarvi continuamente al Signore. In questi giorni ancora di più, perché la nostra madre ha proposto di fare più adorazioni ogni giorno. Quindi anche oggi noi, Sor Saura e Dio, abbiamo pregato per voi. Abbiamo pregato perché il Signore vi dia forza, coraggio. Sappiamo che Lui è sempre con noi, però qualche volta ci perdiamo di coraggio. Lui ci dice: non avere paura, sono qui con te, ti voglio bene, non ti abbandono. So che tu soffri, so che tu hai dei momenti un po' di tribolazione. La tua sofferenza può essere quella fisica, può essere quella morale, può essere quella spirituale. Alle volte non si è capiti, alle volte non si è accettati, alle volte abbiamo paura a dire qualche cosa che gli altri si offendano. Perciò offriamo tutto il Signore. Lui ci aiuta, Lui sa come siamo. La cosa più importante è affidarsi al Signore, ad avere fiducia in Lui. Quando una persona ha fede, si affida a Lui, e quando Lui ritorna e dà grazie infinite. Ricordatevi che siete preziosi agli occhi di Dio, perché Dio gradisce la sofferenza. Lui ci ha salvato con la sofferenza e noi offriamo tutto al Signore. Lui sa come siamo, che cosa facciamo, cosa pensiamo. Tutto quello che siamo affidiamo a Lui. È importante questa offerta perché Lui le gradisce, perché Lui sa che noi quello che offriamo lo offriamo con amore e Lui ci dona sempre amore. Questa è una lezione da offrire a tutti, da donare a chi viene a trovarmi, da offrire per la salvezza del mondo, da offrire per tutti i nostri sacerdoti e ricordatevi che voi siete preziosi per la nostra comunità. Adesso con me una preghiera. Padre, tu che sei buono, fonte di ogni bene, benedici con abbondante la famiglia umana. Allontana da noi ogni male e dona a noi una fede salda, sicura, che si affida sempre a te. Liberaci dall'epidemia che ci sta colpendo, affinché possiamo ritornare sereni, fiduciosi e continuare la nostra vita con serenità, lodandoti e ringraziandoti con un cuore nuovo. A te confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica, perché tu, oh Padre, sei l'autore della vita e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, unità con lo Spirito Santo, sempre con noi. Ora voglio chiedere intercessione anche a San Francesco Spinelli per tutti voi, per tutti noi. Chiediamo la sua intercessione. San Francesco Spinelli, intercedi per noi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, salute degli infermi, prega per loro. Un saluto a tutti di nuovo e arrivederci.